vostro elettorato è caratterizzato molto fortemente dai giovani, no? Quanto amano o non amano l'Europa anche? Ma l'amore e l'interesse ovviamente c'è, però poi ci sono anche delle forti perplessità. Io ricordo che qualche anno fa c'era ancora Enrico Letta Premier, si parlò della questione giovanile, fecero un vertice del Consiglio Europeo apposito e uscì fuori il famoso piano garanzia giovani, che poi è stato veramente un flop clamoroso. Se vediamo il rapporto che c'è tra le risorse investite e quello che è arrivato in termini di esperienze, di stage e posti di lavoro, neanche lo dico perché siamo al di sotto dell'1 o del 2% rispetto a quello che era stato pronosticato. In Italia lo gestiscono le regioni, mi pare. Esatto, no? E noi abbiamo denunciato tutta una serie di irregolarità. Questo per dire, purtroppo, che alle volte si fanno delle ottime dichiarazioni di principio, ma poi i fatti vengono trasformati in qualcosa che è molto lontano da quello che si doveva perseguire. Io lo dicevo anche prima, e potrei darvi anche un dato plastico di questo. Era una conferenza qualche giorno fa, c'era un grafico, diceva che nel 98, secondo i sondaggi ufficiali, il 72% degli italiani era pro-europeista. Sì. Oggi sono circa 20 anni dopo, siamo arrivati al 34%, sì, perché l'Europa ha spostato l'asse dall'attenzione di quelle che sono le vere priorità, e anche lì c'è una sostanziale incoerenza sul tema della discussione anche per gli strumenti, no? Si parlava anche del budget federale prima, di come crearlo, di quali risorse conferire, ma la vera domanda è: che cosa ci vogliamo fare? Vogliamo farci delle politiche sociali, come dicevamo prima? Su questo non c'è alcuna forma di garanzia, perché se non si cambia a monte la politica di austerity, non si supera completamente il fiscal compact, finirà per essere un ulteriore dare dei conferimenti per imporre delle condizionalità. In questo trattato sono previsti, è previsto il reddito, è previsto un'integrazione. Attenzione, questo non è un trattato, questa è una dichiarazione, che giuridicamente ha nessuna forma di valore, poi bisognerà vedere come si estrinsecherà. Volevo chiudere dicendo una cosa: nonostante tutto, a distanza di anni, c'è un paese che ancora viola quello che è previsto dal Six Packs, che è la Germania. Quest'anno ha avuto un saldo positivo nelle partite correnti del 9% del 9% e va avanti dal 2012, non ha avuto alcuna forma di procedura di infrazione per opportunità politiche. Diciamo che in questo club europeo tutti hanno qualcosa, diciamo, da farsi, questo, per cui possono essere criticati e bacchettati. Beh, insomma, diciamo che comunque la Germania, perché si vede chiaramente in quella situazione che per alcuni le regole si applicano e per altri si interpretano allegramente, e quei 4 miliardi che dovrebbero essere l'ammontare grosso modo dell'infrazione, noi abbiamo detto utilizziamoli ad esempio per aiutare la Grecia, utilizziamoli per aiutare le aree periferiche a fare vera coesione sociale e territoriale.